Andiamo alla festa, che potrà succedere mai? Cheat. Yara is a little more free today. The Admiral is dead. That is a huge blow to the military. I don't want to be out for revenge. Watch your back. I always do. Word is Castillo has a defection problem. Who knows? We might even have a Castillo surrender. You're dreaming, Clara. Fuck yeah. Non si arrende per niente, cazzo dici? Parliamo. The Ancianos keep talking about their glory days. Che missione è fare un after party? Come quello che faremo a Milano per la Milan Games Week. Accetta. Andiamo. Qua ci succede qualcosa. I'm good to drive. You sure? I'm fine. So, here's why you're really here. Ecco, infatti. Parlato con Castillo. If I turn you in, he will release all of the outcasts in Eleste. Ma? It's for the greater good, Danny. What? Aren't you ready to sacrifice yourself for the good of Yara? Coño. You're fucking with me. Of course I am. Shit. Lighten up, Danny. Mamma mia, mi ha fatto venire un colpo. Keep up Lorenzo first. Where are we going? First to Honron, then our island. With Benitez dead, it's safe to go back there. You have an island. It was our place to hang out, hook up, drink. I'd go there to study. Hell of a mix. Mi ha fatto venire un colpo. Honron and her brother showed it to me. Honron has a brother? Yeah. He and I, we had a thing. No shit. Where is he? I need another drink for that story. We're here. Ok, scendiamo. Race you there, come merda! Horron always fucking cheats! Ok, una gara con le moto d'acqua. Vinco io. Allora non sono ancora manco partiti. Ah no, ok, sono partiti, sì. Vai! Vai! Oh, minchia, viaggiano un botto sti cosi. Stiamo andando a una festa. Ta 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 ta. Beccatevi la mia salsedine! Forse sono un po' troppo veloce! Ma sono io con due ragazze? You suck! Kayate! I was studying while you were playing games. Hey! Ma ho vinto io in teoria! What are you? The fucking UN? Ho vinto io! What's next? Non con me. Is this gonna be party Yelena or wiki Yelena? Fuck off! You getting the grill? You know how I feel about using that thing. Animals have goddamn brains too. You know dolphins can use tools? Cojone, there was a beautiful second I forgot you were vegan. Can you show Danny where the grill is? Yeah, yeah, you monsters. Danny, grab that. I'll show you where to find meat or fish to cook. Or plant-based food for the good of your soul. I'll show you where the grill is. Fammi vedere dove la griglia, dai. Vai. Walk with me. Ecco, cammina, porca puttana. I'm getting drunk tonight. That's for fucking sure. I hope Anna shows up. No, ma fai con calma. Cioè, 12 anni dopo. I'm going Libertà, Honron. You might think she's all talk, but Clara Garcia, she picked me up when I had nothing. Nobody.
Wouldn't be here if it wasn't for her. That reminds me of this fucking grin. What? It was the early days of La We were starving after a beautiful day of fighting. We killed 100 soldados and... Every day you guys kill 100 soldados. Whatever. Mi devo buttare di sotto? Talk to me. The point is, we came here to celebrate. Everybody's throwing meat on the grill and... I asked them to make room for my veggies. And everyone starts making fun of my veganness. I'm a fun drunk, okay? But if I hear, eat some fucking arroz con puerco, honrón, one too many times, I kinda lose my shit. Just a bit. I will remember that for later. Well, you've been warned. So, I'm pissed. My big brother, Gerardo, sees people picking on me, and he fucking snaps. Grabs the grill with his bare hands, hot as shit, meat still cooking, and chucks it into the ocean. Everybody was gonna kill me. Gerardo steps up, the way a good big brother does. He always had my back when no one else did. He died like a week after that. I fucking miss him. I'm sorry, Horon. But I'm sure he's happy we took down Benitez. Gerardo wishes he was at this party. La griglia è qua sotto. He'd always say, we're not here to feel like shit. We're here to erase the past and drink to our future. And to eat our veggies, right? Exactly, Danny. The grill's over there. Watch out for the sharks. Porca paletta! Le meduse giganti, gli squali. Ci muoio. No. Vediamo. Un po' di boccettina sanificante. Ah, qua vedo la griglia, ragazzi. Ok, adesso dobbiamo trovare il cibo per la grigliata. Devo seguire anche te, 12 anni dopo. I'll show you where to find some good hunting. You just need to point me in the right direction. This island reminds me so much of Gerardo. Oh. Horon's brother. Yeah. What happened to him? In the early days of La Moral, Horon and Gerardo were so reckless. The two of them did this stupid smash and grab on a checkpoint and got arrested. I tried to bribe the guards to free them, but they could only get one out. I had to choose. My heart said pick Gerardo, but Horon is the best guerrilla we have. You picked Horon over your boyfriend? I did. I had a plan for the next day. We were going se ne voleva andare. Questo è dove ero arrivato io prima. Benitez executed all the prisoners as punishment for Honron being freed. She doesn't know. Gerardo was strung up at the fort. No. Think about that choice every day. E ne impiccate fidanzato. If I had to do it over again, I'd still pick Honron. It's the right call. It's just... There's only one person responsible for Gerardo's death. And that's Castillo. Gracias, Danny. But I was born with an eye for bullshit. In La Revolución, we are all guilty. Just some a bit more than others. I think Libertad might have a bit. Something up? Ah no, ma mi ha portato alla tomba. Vabbè. Zona di caccia. Allora io qua vedo le carote. Qua vedi i conigli. Cioè, facciamo così, no? Liberiamo i conigli e mangiamoli. Cioè, che dobbiamo fare? Dove sono scappati?
non lo so prendere. Che cazzo è andato? Poi di cibo per la griglia. Codisco. Che gioco di merda. Lo devo pure pescare, però non ho capito come si pescava. Ieri. Consegniamo tutto, così abbiamo la griglia pronta. Allora, cacci sui corigli, i caroti. Sì, meno male che alla fine si sono fermati, sennò... Fate pure la pizza di carote, visto? Per i vegani. Che problemi c'hanno? Difficile, ragazzi. Come on, don't be a chicken. Va, una figata però, raga. Belli. Bella, bella questa scena. È stata una puntata un po', diciamo, più stupidina, più tranquilla. Però guardate qua. È vero. Beh, non sono un esperto di fuochi d'artificio, ma... Ma questo è l'indomani da ubriaco? Vabbè, questa missione della festa, diciamo che ci stava. È stata carina, è stata simpatica, è stata divertente. Però, vediamo una telefonata. Ora basta giocare. L'hanno lasciato qui. How fucked are we? Gilberto's chameleons got word ahead of time. They were able to clean everything out before the soldados raided the place. Don't go back there. Where are you setting up shop? Thanks to you, at the Gran Hotel Caballero. Swing by soon. McKay and Castillo are already fortifying their poison production operations in La Jolla. You got it. Quindi la zona dell'est, le missioni dell'est non sono finite qui, ragazzi. Cioè, abbiamo aiutato il tigre, siamo passati ad aiutare la morale, abbiamo ucciso questo ma non abbiamo ancora ucciso quell'altro. La zona della la gioia. Dovremmo andare qui. Siamo arrivati qui all'Hotel Cavaleros. Salve capo. Questo hotel l'abbiamo liberato uno o due episodi fa. Sei appena di sopra, se non sbaglio. Ok, ancora più sopra. Abbiamo munizioni, queste quasi non si rifiutano mai. Quanti piani dobbiamo salire? Eccoci qua, da Elena. Vediamo che è successo. McKay Industries invests 100 million into el presidente's vision. So we hit McKay. He's the money behind Castillo. No, first we kill Castillo, then McKay won't matter. Yeah, what the fuck do we care about a Yankee in a suit? It's the money. No money, no tanks, no bullets, no soldiers. I got it. Yelena, Honron, Lorenzo, me, and all of La Morale will go after Castillo. Danny, you kill McKay. That doesn't make sense. Oh, imboscata.
Colpo di cannone, tutti che si abbassano tranne il tigre. Da quando è contento? Questo tipo non muore mai. Sono pazzi. Stanno pushando. Potere. Cavolo. Abbiamo arsenale. Fuori uno. Sarà qua. Cazzo, dobbiamo distruggere il carro. Dai, tira di su, porca paletta. Stanno facendo esplodere la faccia. Ok, l'abbiamo distrutto e calmato, buono. A parte che io sono senza vita. Vieno dalla collina gli altri. Dove sono? Dove? Ma ci sono passato vicino. Come insultano questi? Come si permette? Hanno pushati anche di là? La posizione qua sulla montagna è buonissima. E ho capito che arrivano dal cortile. Sto arrivando, porca paletta. Pingali. Pinga. Non pinga, porca miseria. L'edificio principale, quindi adesso arrivano da qua. E c'è un aiuto da lì. No, no, non ripiego, devo pushare il cecchino. Ok. L'elicottero ci penso io. Dove sei?
Ok. Abbiamo un altro elicottero dietro. Porca paletta. Munizioni, 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 munizioni. Chi è a terra? No, ti abbiamo perso per sempre. Addio. È stata una degna combattente. Ok, munizioni. Vediamo. Ma com'è che io vado da un lato e l'elicottero va dall'altro? Hai visto? Bastava ricaricare il lanciagranate, ragazzi, porca paletta. Tutto si basava su questo. Bel modo di concludere una festa. È morto qualcuno. Ma in che senso? No, l'ho detto prima che era immortale. Morendo tutti. Dobbiamo scappare. Porca paletta, che missione. Dopo la festa di prima, ragazzi, una missione di questa uno ci rimane pure di merda. How many did we lose? Where's Horon? Danny, just get to Patriot to speak. Dobbiamo andare. Ah, eccoci. Mamma mia. Jorron e il tigre sono morti entrambi. I came to say goodbye to an old friend. Back in 67, we didn't mourn our dead. Death was glorious. We were stupid. Castillo and McKay crossed the line today. More will die and nobody is safe. Not an old legend. Or a new one. Or the leader of LSD. Or the fist of the revolution. We have to stop Castillo and that Yankee. We? You kids look like you could use a little luck. Beh, a me è stata una vita piena. Non lo direi al loro funerale, però. Il senso è quello. Peccato, quindi adesso sono il nuovo tigre. È stata una gran bella missione, però veramente, veramente con una conclusione triste. Direi che per questo episodio, per chi si trova su YouTube, è tutto. Vi invito a lasciare un like, un commento, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, supportando il video il più possibile. E ci vediamo al prossimo episodio con Far Cry, il vostro fangamers, forse ancora in maratona.